Bussai. Si sentì la chiave nella serratura e Lucy mi aprì. L'abbracciai. Era arrivata verso le 6 quando il proprietario dell'appartamento era andato al turno di notte. E da allora era stata lì, ad aspettarmi. Mi chiese se avevo bevuto. Risposi di sì. E le raccontai come avevo fatto ad arrivare. Disse che per tutto il tempo aveva tremato al pensiero che mi sarebbe potuto succedere qualcosa. In quell'istante mi accorsi che tremava davvero. Le raccontai quanto immensamente l'avevo desiderata e intanto la tenevo fra le braccia e la sentivo tremare sempre di più. Cos'hai? Le chiesi. Niente, rispose. Perché tremi? Avevo paura per te, disse liberandosi dolcemente dal mio abbraccio. Mi guardai attorno. Era una stanzetta arredata con lo stretto indispensabile, un tavolo, una sedia, un letto, fatto con la biancheria un po' sporca. Sopra il letto era appesa un'immagine sacra. Sulla parete di fronte c'era un armadio basso con su dei barattoli di frutta sciroppata, l'unica cosa un po' più familiare in quella stanza. E soprattutto pendeva dal soffitto una lampadina accesa, solitaria, senza paralume, che colpiva spiacevolmente gli occhi e illuminava brutalmente la mia figura, della cui triste ridicolaggine mi resi conto con dolore in quel momento. Una giacca enorme, i pantaloni tenuti su con lo spago, il collo nero degli scarponi che sbucava in fondo, il tutto sormontato dal mio cranio rasato di fresco che alla luce della lampadina doveva brillare come una pallida luna. «Mio Dio, Lucy, perdona questo mio aspetto», dissi, spiegandole nuovamente la necessità del mio travestimento. Lucy mi assicurò che non aveva alcuna importanza. Ma io, trascinato dalla spontaneità dell'alcol, dichiarai che non sarei mai potuto stare davanti a lei così conciato e mi strappai velocemente di dosso la giacca e i pantaloni. Purtroppo sotto la giacca c'erano la camicia da notte e i terribili mutandoni militari, per cui la tenuta risultava di gran lunga più comica di quella che poco prima la celava. Andai all'interruttore e spensi la luce, ma nessun buio venne a liberarmi, perché dalla finestra entrava nella stanza la luce del lampione. La vergogna del ridicolo era maggiore della vergogna della nudità. Sicché velocemente mi strappai di dosso la camicia, le mutande e rimasi nudo di fronte a Lucy. La abbracciai. La sentivo di nuovo tremare. Le dissi di svestirsi, di togliersi tutto quello che ci separava. Le carezzavo tutto il corpo con le mani, ripetendo continuamente la mia richiesta, ma Lucy mi disse di aspettare un po', che non poteva. Che così subito non poteva, che non poteva così in fretta. La presi per mano e ci sedemmo sul letto. Misi la testa sul suo grembo e rimasi così per un po'. E un tratto mi resi conto di quanto fosse totalmente fuori luogo la mia nudità, leggermente illuminata dalla luce sporca del lampione sulla strada. Mi venne in mente che ogni cosa era riuscita tutto al contrario di come l'avevo sognata. Invece della ragazza nuda che si occupava di un uomo vestito, c'era un uomo nudo disteso in grembo a una donna vestita. Mi sembrava di essere Cristo nudo deposto dalla croce tra le braccia di Maria Addolorata e allo stesso tempo mi spaventai subito di quell'idea. Perché non ero andato lì per trovare consolazione e compassione, ma per qualcosa di totalmente diverso. E ripresi a insistere con Lucy, a baciarla sul viso e sui vestiti, cercando di slacciarle i bottoni senza farmi accorgere. Ma non ottenni nulla. Lucy si divincolò di nuovo. Completamente perso lo slancio originario, l'impazienza fiduciosa. All'improvviso avevo esaurito tutte le parole e le carezze. E rimasi disteso sul letto, nudo, allungato, immobile. E Lucy, seduta, si chinava su di me e mi accarezzava il viso con le sue mani ruvide. E a poco ripresero a destarsi in me il risentimento e la rabbia. Ricordavo mentalmente a Lucy tutti i rischi ai quali mi ero esposto per incontrarmi con lei quel giorno. Le ricordavo mentalmente le innumerevoli punizioni che la spedizione quel giorno mi sarebbe potuta costare. Ma si trattava soltanto di rimproveri superficiali, anche per questo li stavo confessando, seppur in silenzio, a Lucy. L'origine vera della rabbia era molto più profonda. Mi sarei vergognato di confessarla. Pensavo alla mia miseria, alla triste miseria della mia giovinezza fallita,
alla miseria delle infinite settimane senza pagamento, all'umiliante eternità del desiderio inappagato. Mi tornava in mente il vano assedio di Marcheta, la volgarità della biondina sulla mietitrice e di nuovo il vano assedio di Lucy. E avevo voglia di lamentare ad alta voce il mio tormento. Perché in ogni cosa devo essere adulto? Come adulto giudicato, espulso, definito trotskista, come adulto mandato in miniera. E perché invece in amore non posso essere adulto e devo ingoiare tutta la vergogna dell'immaturità? Odiavo Lucy, la odiavo ancora di più perché sapevo che mi voleva bene. Perché la sua resistenza era per questo ancora più assurda, ancora più incomprensibile e più inutile. E mi faceva impazzire. E così dopo mezz'ora di ostinato silenzio tentai di nuovo un assalto. Mi rovesciai su di lei, usando tutta la mia forza. Riuscii ad alzarle la gonna, a strapparle il reggiseno, ad arrivare con una mano al suo seno nudo. Ma Lucy si difendeva con sempre maggior tenacia e, dominata da una forza altrettanto cieca della mia, alla fine riuscì a liberarsi. Saltò giù dal letto e si fermò con le spalle all'armadio. «Perché ti difendi?» le urlai. Non riusciva a rispondermi. Disse qualcosa che non dovevo arrabbiarmi, che dovevo perdonarla, ma nulla che spiegasse alcunché, nulla di comprensibile. «Perché ti difendi? Non sai forse quanto ti voglio bene? Sei pazza!» le urlai. «Allora cacciami via», disse, sempre addossata all'armadio. «Ti caccerò via, certo che ti caccerò via, perché tu non mi vuoi bene, perché ti prendi gioco di me!» Le urlai che le davo un ultimatum. «O sarebbe stata mia, o non l'avrei voluta vedere mai più!» Mi avvicinai nuovamente a lei e l'abbracciai. Questa volta non si oppose, ma rimase tra le mie braccia come una creatura paralizzata. Cosa credi che sia la tua verginità? Per chi la vuoi conservare? Stava zitta. Perché stai zitta? Tu non mi vuoi bene, disse. Io non ti voglio bene. Non mi vuoi bene. Io pensavo che tu mi volessi bene. Scoppiò a piangere. Mi inginocchiai davanti a lei. Le baciavo le gambe, la supplicavo. Ma lei piangeva e ripeteva che non le volevo bene. D'un tratto fui preso da una rabbia incontrollata. Mi sembrava che una forza soprannaturale mi sbarrasse la strada, strappandomi ogni volta di mano ciò per cui volevo vivere, ciò che desideravo, ciò che mi apparteneva. Mi sembrava che fosse quella stessa forza che mi aveva preso il partito, i compagni, l'università, che mi prendeva sempre tutto, e sempre senza nessuna ragione, senza un motivo. Capivo che quella forza soprannaturale sorgeva contro di me in Lucy, e odiavo Lucy, divenuta strumento di quella forza sovrumana. La colpii in viso. Perché mi sembrava che quella non fosse Lucy, ma una qualche forza nemica. Urlavo che la odiavo, che non volevo più vederla, che non volevo mai più vederla, non volevo mai più vederla in vita mia. Le cacciai in mano il suo soprabito marrone, l'aveva posato su una sedia, e le urlai di andare via. Lei si infilò il soprabito e uscì. E io mi gettai sul letto col vuoto nell'anima. E volevo richiamarla indietro perché avevo sentito la sua mancanza già nell'istante in cui l'avevo cacciata via. Perché sapevo che era mille volte meglio avere Lucy vestita e ribelle che essere senza Lucy. Perché essere senza Lucy significava essere nella solitudine assoluta. Tutto questo lo sapevo. Eppure non la chiamai per farla tornare.